been watching you. A la 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 long, a la 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 long, 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 long. Come on, girl, I want to make you sweat, sweat till you can't sweat no more. Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Un Lupo in Famiglia, seconda puntata stagionale. Abbiamo il piacere di avere ospite questa sera uno dei volti nuovi dell'US Avellino, Luca Crecco. Ciao Luca, ben ritrovato. Ciao a tutti, buonasera. Luca Crecco, che in settimana ha fatto anche la sua prima conferenza stampa, con lui però questa sera andremo a parlare di questioni extracalcistiche. Naturalmente parleremo del calcio, ma andremo a scovare anche nella sua vita privata. Cominciamo, Luca, sin dal principio. Nasci a Roma il 6 settembre 1995, auguri, quindi il tuo compleanno è stato pochi giorni fa. Raccontaci della tua infanzia nella capitale. Ah, diciamo che io ho iniziato a giocare all'età di 5 anni in un quartiere di Roma che si chiama Ottavia. Ho fatto là fino ai 12 anni, poi dai 12 anni in poi sono stato visto da un osservatore che ancora sento tuttora, che ha 85 anni, e che mi ha portato alla Lazio. Da lì ho fatto un provino e sono stato diciamo, preso dopo un paio di settimane. E da lì ho fatto tutta la trafila fino ad arrivare alla prima squadra, e l'esordio con la Lazio, e adesso sono qui ad Avellino. Torneremo tra poco, torneremo a rivivere un po' a grandi tappe la tua carriera. Facendo un po' di ricerche su internet ho trovato anche un po' di notizie sulla tua famiglia. Padre dentista che avrebbe voluto che tu facessi il suo stesso mestiere. Sì, mio padre fa il dentista e avrebbe voluto anch'io andassi un giorno a lavorare nel suo studio, e questo però l'ha fatto mio fratello, che si è laureato in igiene dentale, e quindi è lui adesso a lavorare con mio padre. Io ho scelto un'altra strada. Quindi tuo fratello ha scelto questa strada, tuo fratello anche però da piccolo come te faceva il calciatore. Mio fratello si giocava pure lui in un quartiere, non Ottavia, però un quartiere sempre vicino casa, però si è fatto male all'età di 14-15 anni e da lì ha smesso. Tu hai sempre seguito comunque anche le partite di tuo fratello? Sì, seguivo sempre, il sabato andavo anch'io a vedere tutte le partite con i miei genitori. Ecco, parlaci un po' del tuo quartiere dove sei nato. Era un quartiere sponda laziale o sponda romanista? Era un quartiere sponda laziale, infatti da quando sono lì ho tutti gli amici, tutti i parenti lì in quel quartiere. E da quando ho iniziato a giocare con la Lazio tutti i più cari amici mi sono stati vicino, mi hanno aiutato anche in quegli anni che ero lì con la Lazio. Hai iniziato sempre facendo queste ricerche nel quartiere della Balduina. È distante da proprio il tuo quartiere, il quartiere, è il mio quartiere. Quindi tu abbiamo iniziato il quartiere Balduina, sì. La squadra Ottavia, quindi hai detto nel Ottavia è un altro quartiere, però Balduina è dove ho iniziato a 4 anni, ho fatto un anno lì, poi da lì sono passato a Ottavia. Balduina, quindi da piccolissimo, 4 anni già iniziato, con il pallone. Ho letto tra l'altro anche che tuo padre aveva provato anche a farti avvicinare ad altri sport tipo la pesca. Sì, noi siamo appassionati di pesca perché mio padre quando ho un tempo libero, a tempo libero va a pescare, quindi mi ha fatto anche a me amare, diciamo, la pesca. Appena abbiamo 2-3 giorni liberi andiamo a pescare in barca, ci piace. Quindi nonostante tu non l'abbia accontentato né facendo il dentista né facendo il pescatore, naturalmente saranno soddisfatti della tua scelta i tuoi genitori? Sì, sono soddisfatti e sono contento. E invece che rapporto c'è con tuo fratello, come si chiama? Simone. Che rapporto c'è con Simone? No, con mio fratello un rapporto normalissimo, come due fratelli normali. E lui, diciamo, nei primi anni mi è sempre stato più vicino, adesso sono 4 anni che sono fuori, quindi diciamo non ci sentiamo più spesso, cioè spesso come facciamo prima, però è sempre un rapporto bello con un fratello. Con un fratello. Come hai detto, naturalmente hai iniziato nell'Ottavia, hai fatto tutta la trafila nelle giovanili della Lazio fino a diventare uno dei pilastri della primavera biancoceleste, con Bollini
in panchina, con cui hai conquistato anche il titolo. Sì, abbiamo fatto degli anni in primavera con Bollini e Inzaghi fantastici. Con Bollini abbiamo vinto sì, il campionato, e l'anno dopo con Inzaghi abbiamo vinto la Supercoppa, Coppa Italia, quindi sono stati davvero degli anni fantastici che non dimenticherò mai con la primavera. Naturalmente ti hanno aiutato in modo diverso nella tua crescita come calciatore? Sì, sicuramente sono stati degli anni dove sono cresciuto molto. Con Bollini era il primo anno dove uscivo dalle giovanili, quindi era un anno importante per me. Bollini mi ha aiutato tanto e da lì poi con Inzaghi sono cresciuto questi 2 anni per poi andare con Petkovic in prima squadra. Per un laziale, immagino tu faccia il tifo per la Lazio, che emozione è far parte della squadra per cui tifi, fino ad arrivare poi, tra poco ci arriveremo, mi racconterai l'emozione dell'esordio in Serie A, però partiamo proprio da questo. Tifare per la Lazio, arrivare a giocare, a rappresentare la squadra? Beh, è un sogno, penso che vorrebbero tutti giocare in una squadra della tua città, giocare nella squadra in cui tifi, penso sia la cosa più bella. E infatti anche avendo tutti amici laziali era una cosa ancora in più, mi faceva stare benissimo a Roma e sono contento di esserci passato. Arrivò poi un fatidico giorno, 15 aprile 2013, cosa è successo? Mi sono in Serie A, che ho anche tatuato questa data. E quello è stato un giorno indimenticabile per me, una sensazione bellissima che non so spiegare, perché è stata una serata davvero unica. Sono entrato, poi diciamo da quando sono stato chiamato in causa, poi da lì non ho più connesso. Quando sono entrato in campo non ho pensato più a niente, poi a fine partita ho realizzato che era davvero una cosa bellissima. Per un giovane neanche 18 anni avevi, o li avevi già compiuti? 17 anni. 17 anni, quindi per un giovane neanche 18enne, l'emozione di un esordio in Serie A, ti tremavano le gambe. Anche perché in uno stadio importante, poi fare l'esordio, ritornando al discorso di prima, per un laziale, tifoso della Lazio, fare l'esordio allo Stadio Olimpico è il massimo. Nella stessa stagione, sempre da tifoso laziale della Lazio, eri anche tra i convocati, ti dico un'altra data, 26 maggio. Che cosa è successo il 26 maggio? La vittoria della Coppa Italia, sì, ero convocato, ero in panchina e quella anche è stata una serata indimenticabile, perché la vittoria della Coppa Italia nel derby a Roma penso sia una data che non si dimenticherà mai. E abbiamo festeggiato tutta la notte, bellissima serata è stata. Immagino, naturalmente, quindi quello l'anno è stato l'anno più importante per il momento della... Sì, diciamo sì, quello è stato l'anno più bello e più importante per me. Poi, prima di quell'anno comunque avevi già iniziato anche a muovere i primi passi nella prima squadra della Lazio, hai fatto tutto il ritiro ad Oronzo di Cadore. Parlando proprio di ritiro, avevi legato con qualcuno in particolare? Avevo legato con Ledesma, che ancora sento tuttora, però adesso è fuori, è il Panathinaikos cosa. Però avevo legato con lui perché, non avendo la patente a 17 anni, mi accompagnava sempre lui al campo, stavo sempre con lui e mi ha dato una grande mano. Infatti l'esordio è stato merito suo, perché si è fatto male lui, sì. Però no, sono contento perché poi lo sento ancora tuttora, l'ho sentito la scorsa settimana. Tra l'altro Ledesma, una vera e propria bandiera per Sì, una bandiera, è stato più di 8 anni in Lazio. Parlando invece di questioni di campo, andando a leggere il tuo palmarès, neanche un gol hai segnato. No, nemmeno un gol. Anche se, andando sempre a fare le ricerche, quando eri più piccolino eri una macchina da gol, cioè i gol li facevi con più... È vero, in primavera facevo solo gol, no. Poi andando, però in primavera giocavo più avanti, più offensivo. Poi sono stato arretrato da mezzala e di gol non ce ne sono stati. Ecco, quindi arriviamo al punto focale anche per i tifosi dell'Avellino, che possono avere modo di conoscerti meglio. Il ruolo di Luca Crecco qual è? Hai detto che in primavera giocavi più avanti nella linea d'attacco, poi sei stato arretrato, ora arrivi ad Avellino, hai fatto una presenza schierato largo a sinistra nei 5 di centrocampo. Il tuo ruolo qual è? Diciamo, il mio ruolo secondo me è quello che ho fatto sabato, il quinto di sinistra, però posso fare anche la mezzala, che l'ho fatto per questi 3 anni, e posso fare anche il terzo di attacco, che ho fatto in primavera per 2 anni. Ecco, gol in campionato non hai fatti, però nella tua carriera con la nazionale sei riuscito ad andare in gol. La nazionale sì, ho fatto gli europei under 19, ho fatto 3 gol negli europei, e under 18 anche, sì, diciamo prima segnavo spesso, adesso manca un po' il gol da 3 anni.
due anni. Ricordi il primo gol? Naturalmente. Il primo gol? No, non me lo ricordo. Con la nazionale abbiamo detto. Il primo gol con la nazionale, sì, me lo ricordo, era in Under 18 e un torneo in Russia, a San Pietroburgo. Il mio primo gol contro l'Iran era. Hai fatto tutta la trafila nazionale, Under 18, Under 19, Under 20. La domanda naturalmente che si fa è, tu sei giovanissimo, 21 anni, ambisci ad una nazionale? Sì, sicuramente spero adesso di entrare a far parte dell'Under 21, che ancora non ci sono andato, sono andato negli stage dell'Under 21 di B. E poi magari sperare in qualcosa di più come nazionale maggiore, magari tra qualche anno. Speriamo naturalmente che Avelino ti possa dare una mano nel raggiungimento di questi tuoi obiettivi personali. Dopo l'esperienza con la Lazio, dopo l'esordio in Serie A, hai iniziato a girare un po' l'Italia in prestito. Hai iniziato in Serie B con la Ternana, poi Virtus Lanciano, poi Modena, poi abbiamo detto già quella brevissima parentesi a Trapani prima di arrivare ad Avelino. Che esperienze sono state? Il tuo primo anno lontano da casa, lontano da Roma, è stato a Terni? Sì, diciamo a Terni è stato un anno indimenticabile perché era il mio primo anno fuori, però ero talmente vicino a casa che stavo sempre con gli amici e famiglia, quindi sono stato davvero bene. E ho giocato tanto con il mister Tesser, mi ha aiutato tanto anche come primo anno. Poi il secondo anno ci sono stati dei problemi sul mercato, e dovevo andare prima a Pescara, un po' di problemi, poi son finito a Lanciano, dove non è andata bene per i primi 6 mesi, che la squadra, diciamo la società, non era proprio al massimo, e non sono stati 6 mesi, diciamo, importanti, cioè non sono stati, diciamo, non siamo spiccati. E poi sono andato a Modena, dove c'era Mister Crespo che mi ha voluto e mi voleva già da giugno scorso, e lì mi sono trovato benissimo, anche andando a gennaio, dove non è facile sicuramente cambiare squadra a gennaio, però lì sono stato bene, ho giocato, i compagni mi hanno aiutato, il mister mi ha dato un sacco di consigli. E niente, adesso ho fatto un mese a Trapani e adesso sono qui e sono contento di essere qui a Avellino. Ci hai detto a telecamere spente che tra l'altro a Trapani avevi già comprato anche, preso già casa. Sì, avevo già preso casa in 2 settimane, infatti ho dovuto disdire tutto e venire qua a Avellino. Invece qui ad Avellino ora? Ho già preso casa. Hai già preso casa, vivi da solo? Vivo da solo, sì. Com'è vivere da solo per un ragazzo così giovane, di 21 anni, nonostante le esperienze che abbiamo già detto passate, vivere da solo a 21 anni? Com'è? Beh, io non ho mai avuto problemi a vivere da solo, perché ormai sono 3 anni, che da 19, che vivo solo, quindi diciamo, per me è una cosa in più, perché hai due spazi, puoi fare quello che vuoi, sempre stando però a... mantenendosi al ritmo degli allenamenti e tutto quanto, però vivere da solo, magari poi viene qualche amico, quindi non è che stai sempre solo, fine settimana vengono, quindi no, però diciamo è una cosa positiva. Com'era la giornata tipo di Luca Crecco quando si sveglia al mattino qui ad Avellino? Qui ad Avellino, allenandoci la mattina, mi sveglio, quindi faccio colazione, andiamo al campo, e dopo pranziamo tutti insieme, poi al pomeriggio o mi vedo con gli altri compagni, con Frattali, che sto spesso con lui. Oppure niente, gioco alla PlayStation, è uno dei miei hobby. Per un ragazzo di 21 anni è normale, anch'io ne ho 27, continuo a giocarci alla PlayStation. Quindi immagino che sia uno degli hobby preferiti anche dai calciatori. Ti usi, come si dice, credo, immagino giochi anche a FIFA, non sì, so. Sì, gioco a FIFA, ma più che altro gioco a Call of Duty. Ah, quindi ti piacciono più i giochi di guerra. Azione, sì. E per quanto riguarda appunto fuori dal campo, hai stretto molto con Frattali e anche con qualcun altro? Sì, io conoscevo già Gavazzi, Paghera, Biraschi, che è andato via, però diciamo ho legato molto con Frattali perché è di Roma, mi ha aiutato in questi giorni, poi abbiamo lo stesso procuratore, quindi sì, ho legato tanto con lui. Quindi leghi, come è successo a Roma con Ledesma, ti agganci, per dir così, sempre a calciatori bandiera, anche sì, Gigi sì, qui sì. Ad Avellino. Sì, è vero, forse... È proprio una cosa del mio carattere, legarmi a quelli magari un po' più importanti. Che possono farti da sì, chioccia possono anche. Possono aiutare. Ecco, la scorsa settimana abbiamo avuto ospite Vidai, che ci ha spiegato anche quando lui va al cinema, ti capita di andare al cinema. Sì, già sì, sai sì, qui nella provincia dove andare, no, a telecamere spente, poi sicuramente te lo dico per non fare pubblicità. Sì. Che tipo di film preferisci? Ma, ti tieni anche lì sull'aspetto guerra? A me piacciono i thriller, quindi...
o film d'azione, quelli là sono i miei generi. L'ultimo film che hai visto? L'ultimo film che ho visto? Io prima di te adesso, l'ho visto 2 giorni fa. Invece per quanto riguarda la musica, hai un artista? Sì, un... Eminem, il mio cantante preferito. Quindi, che ascolto prima delle partite. E questo è importante, perché lo sottolineiamo la scorsa settimana, la musica prima delle partite la usi per concentrarti, la usi per isolarti un attimo per, prima di scendere in campo. Sì, più che concentrarmi la uso per isolarmi quell'ora prima della partita, anche quando sono in pullman non ascolto la musica, perché mi isolo, ascolto Eminem che mi piace, mi carica, e poi da staccata la musica inizio a concentrarmi per la partita. Per quanto riguarda Avellino, ti è capitato di fare un giro in città? Sì, ho fatto un giro in centro a Corso Vittorio Emanuele, ho fatto un giro lì. Hai trovato qualche tifoso che ti ha fermato? No, ancora no, niente. Quindi, per chi ancora non conoscesse Luca Crecco, imparate a conoscere questa faccia, quindi quando lo incontrate per il corso, fermatevi anche a chiedere un autografo. Passando sempre per quanto riguarda Avellino, abbiamo detto Roma, Terni, Lanciano, Modena, prima esperienza al sud quindi qui ad Avellino. Sì, prima esperienza al sud, ma vedo che la piazza è molto, molto calda, è una piazza importante, quindi sono sicuro che faremo bene anche con la squadra. Per quanto riguarda invece sempre la tua vita privata, da Cricco a Cracco il passo è breve. Cosa ti piace mangiare? Mi piace mangiare un po' tutto, come chef, però no. Non c'entra niente con crack. Però no, mangio da tutto, da pasta, riso, mi piace molto la pizza, e queste sono un po'. Mi piace un po' tutto comunque. E invece il piatto romano preferito qual è? A me piace tanto oddio, come si chiama? Posso aiutare? Io adesso non so. L'ho mangiato per 2 giorni fa. I salti in bocca alla romana. Ah, i salti in bocca alla romana. Invece sei da poco qui ad Avellino, ancora non hai potuto capire i piatti tipici. Ancora no, perché mangiando sempre con la squadra non sono ancora andato fuori. Sei un bevitore di vino invece? No, poco. No, perché devi sapere, qui ad Avellino c'è una cultura del vino molto, molto forte, sia di bianco che di rosso, quindi puoi farti consigliare anche da Frattani, che immagino lui più abbia dimestichezza con queste cose. Parlando di Avellino, volevo farti un'altra domanda. Mi hai detto che hai tatuaggio con la data dell'esordio, hai altri tatuaggi? Sì, ho altri 6-7. 7 tatuaggi? Sì, in posti un po' dove non si vedono. Non mi piace troppo. Hanno qualche significato in particolare? Sì, un po' tutti significativi, sempre 2-3 sul calcio, uno su... E mio nonno che è venuto a mancare da poco, e sì, un altro mia madre, un po' tutti significativi, sì, e uno con mio fratello. Facendo un piccolo passo indietro, tornando a Lazio-Juventus, un bel gesto hai fatto tu, sempre tra le mie ricerche, regalando la tua maglia alla famiglia di Mirko Fersini. Chi era Mirko e cosa ha rappresentato per te? Mirko per me è stato un compagno per 5-6 anni, io ci sono cresciuto con lui, quindi le famiglie anche si conoscevano benissimo. Poi niente, è venuto a mancare con un incidente stradale, siamo davvero stati malissimo, e quell'anno è davvero stato l'anno più brutto della mia vita, perché eravamo davvero legati, 6 anni mi pare, avevamo giocato insieme. E sì, ho regalato una maglia alla famiglia perché era il minimo che potevo fare per quella famiglia, che era davvero una famiglia stupenda. Detto questo, chiudiamo con un sorriso, perché in ogni trasmissione, visto tu sei da pochissimo qui ad Avellino, in ogni trasmissione chiudiamo chiedendo al calciatore, nostro ospite, se conosce il dialetto di Avellino, perché naturalmente dovrai stare qui per un po' di tempo, quindi dovrai imparare anche a conoscere il dialetto di Avellino. Ora ti dico qualche termine, vediamo se sai, se riesci a capire. Tipo arripigliti. Arripigliate? Sì, quindi è molto vicino al romano, quindi qua eri facilitato. Andrasatta. Questo Andrasatta significa di nascosto. Ah, ok. Di nascosto. Se qualcuno dice hai fatto una cosa andrasatta, sai che significa che l'hai fatta di nascosto. Fui. È un verbo. Fui. Non ha niente a che fare col verbo in italiano. No. No.
Fui proprio qui da noi, fui è un verbo a parte. Fui significa tipo fuggire. Ah, capito? Okay. Fui, fuggire. Però fui annanzi. Fui annanzi. Annanzi però ho sentito. Annanzi, quindi buttava l'annanzi. Bravo. Sentito, quindi fui annanzi, vai avanti. Ok. Mentre fui addereto. Buttava l'annanzi. Indietro. Okay. Quindi anche legato al calcio. Quindi sì, quello perché ho avendo anche diversi campani all'interno dello spogliatoio, quindi puoi anche capire. Aroppo viri. Aroppo significa dopo. Viri no. Cioè aroppo viri è quasi una minaccia, capito? Che qualcuno ti può fare, dice aroppo viri, dopo vedi viri. Che cosa ti succede, okay. Capito? Mentre chiudiamo con un questi finali erano modi di dire, se io ti dico bruoccolo. Broccolo. Anche a Roma si dice, sì, si dice così. E se io adesso ti dovessi chiedere di tradurmi in romanesco queste cose che ti ho detto, tipo fui annanzi, come si dice in romanesco? Fui annanzi. Oddio, com'era fui annanzi? Vai avanti. È romano. Vai avanti, è vai romano avanti. Vai avanti però. Mentre andrasatta, che era significa di nascosto? Oddio. Vabbè, di nascosto non c'è un termine romano. Pensavo che tu. Arrivano suggerimenti, sapete il romanesco, no, quindi ci fermiamo così, ci fermiamo con questi sorrisi, con Luca Cricco, che ringrazio per la sua disponibilità. E è tutto anche per questa seconda puntata di Un Lupo in Famiglia. Alla prossima! I've been watching you a la 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 long a la 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 long 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 come on.